Il 12 gennaio 1994 la regione recepì nel suo ordinamento la legge per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio. In questi 30 anni molto è cambiato e Coldiretti si fa promotrice di un momento di riflessione sull'opportunità di una revisione della norma, anche in previsione della discussione sul piano faunistico venatorio. La fauna selvatica, spiegano, ha causato in Toscana solo negli ultimi 10 anni oltre 20 milioni di euro di danni alle coltivazioni, per l'80% in imputabili ai cinghiali che sono oltre 200.000 in Toscana. Se consideriamo le altre specie, caprioli, daini, cervi, siamo nell'ordine dei 400.000. Tre i punti messi da Coldiretti sul tavolo della discussione presentati in un convegno in consiglio regionale. Uno, un piano straordinario di riequilibrio faunistico. Evidentemente una gestione ordinaria non è più sufficiente, quello che chiediamo è quindi un intervento straordinario di contenimento. Due, in abbinamento una ridefinizione delle aree vocate e non vocate alla presenza degli ungulati. Bisogna intervenire e far sì che la fauna selvatica non insista nelle aree coltivate. Tre, una totale cambiamento e revisione delle politiche di risarcimento dei danni, ma soprattutto di prevenzione. All'agricoltore non interessa il risarcimento del danno, all'agricoltore interessa coltivare, ottenere prodotti di qualità e affrontare il mercato. Quindi vogliamo ribaltare, l'attività di prevenzione non a carico dell'agricoltore, ma a carico delle istituzioni.